sono... Dai! Scusate, scusate il ritardo. Adesso te lo dico. Allora, vi presentiamo la ricetta per la piadina romagnola. La piadina romagnola si divide in due tipologie. Abbiamo la piadina romagnola di Cesenatico. Tacchi, a me è un po' slucca. Te ci vorremmo essere bavito rezettura, i tasca specialità, piadina, pozzo, iste molitari di gusto va. Je to přímo nějaký specialita, lokalita Cesenatico, který je to region Emilia-Romagna. Si differenziano la piadina di Cesenatico del nord della Romagna e la piadina di Rimini, sud Romagna, si differenziano solo ed esclusivamente nello spessore e nel diametro. Samozřejmě okres Emilia-Romagna jsou vizdruji a Cesenatico, co dnes budeme vidět, je to město, které je to na severní Emilia-Romagna. Existuje i další druhý piadina, který pokází ze město Rimini. Rozdíl je na jak to je tlustá, ten testo, a samozřejmě i průměr. La ricetta sono per 300 grammi di farina che bastano per 3 persone per quanto riguarda la piadina Cesenatico, sì, che è più grossa e più piccola di diametro, e 4 persone per quanto riguarda invece la piadina di Rimini, che è, come dicevamo, più sottile e più larga. Quindi 3 etti di farina. Tak, rozdíl je to taky, jak jsem říkali, velikost, jo, průměr a jak je to vysoké, ten testo. Na stejné množství mouka, je to 300 gramů, jo. 70 gramů sádlo, 4 gramů sůl, 100 ml voda. O quanto basta per ottenere un impasto. Nebo co je to spotřeba pro mít nějaký testo, že to má nějaký, jak si to řekne, že to vypadá dobré na rozpracování, říkáme takový rychle, a 15 gramů drozdy. Co já jsem chtěl se vrátit na původ, nechci jsem to přeložit, je to 300 gramů mouka na ten tlustý okres Cesenatico, je to pro porce pro 3 lidi. Rímské na stejné 300 gramů, protože to dělají trošku min, je to pro 4 lidi. Un consiglio è quello di aggiungere il lievito una volta che l'impasto, che l'acqua si è asciugata nell'impasto, anche perché la piadina romagnola non deve crescere troppo a differenza della pizza. Quindi nella pizza si aggiunge subito il lievito prima che l'acqua si asciughi, mentre nella piadina bisogna fare... Oh, beh, noi ci assomigliavamo troppo per fare, sembravamo la stessa persona. Va apprezzato l'idea, se non vi parlare un po' nestene, tagliato professionale. In Italia li chiamano belli capelli. No, in Italia si chiama piecne vassi. Insomma, mi dico io. Allora, aggiungi dell'acqua. Scusatemi, in Italia siamo fatti così. Sì, abbiamo cambiato il termine, è molto meglio. Più simpatica. Adesso lo dici, più simpatica e più carina del signore. Ok. Intanto lui continua l'impasto. Vabbè, noi aggiungiamo. Mezitím kolega pokračuje ve vyrábění těsta. Přidáme vodu a zpracujeme těsto tak, aby bylo homogenní. Na uvedené množství přidáme asi 100 ml vody.
Ci vede cosa vuol dire? Mi metti un cucino d'acqua, pure? Consigliamo di aggiungere l'acqua un po' alla volta, perché altrimenti rischiamo che sia troppo, dopo bisognerebbe aggiungere dell'altra farina. Quindi un po' alla volta si aggiunge l'acqua finché vedete, adesso sta già ottenendo quasi un impasto omogeneo. Vodu přidáváme po malém množství, tak aby těsto postupně získávalo homogenní podobu. Aby nebylo nakonec moc tvrdé. Intanto facciamo un po' di storia della piadina, mentre lui impasta, perché sennò si deve aspettare. In pratica la piadina non è altro che il primo pane che gli uomini hanno creato al mondo. Questo non vuol dire che la paternità sia italiana, nel senso che anche in Grecia esiste la pita, che più o meno è la madre della piadina. Teď se trochu vrátíme k historii piadiny. Piadina je vlastně první forma nebo první typ chleba. Nechceme tím říct, že Itálie je jedinou vlastní chleba. Například v Řecku byla vlastně vznikla pita, což je, můžeme říct, že je to matka piadiny. In pratica già dal 1200 a.C., quando hanno cominciato a coltivare i cereali, le graminacee, hanno iniziato a produrre un pane, ovviamente senza lievito, era il pane asino. Už v dobách, kdy se začínalo pěstovat obilí, tedy v dobách dávno před naším letopočtem, se začaly vyrábět první placky. My říkáme vlastně chleba jako přímý překlad, ale jsou to vlastně placky. A důležité je, že byly bez kvasnic. Adesso che ha ottenuto l'impasto omogeneo, lui aggiungerà il lievito. Teď, když se z těsta stává homogenní hmota, je na čase přidat trochu sušených kvasnic. Torniamo al discorso della storia della piadina. Dicevamo che quando hanno cominciato a coltivare le graminacee e quindi hanno cominciato ad utilizzare delle grossolane farine, ovviamente non erano farine come quelle che abbiamo oggi, da lì è nato il pane. E il pane aveva questa forma rotonda e piatta perché non esistevano ovviamente i forni, quindi veniva cotta su delle pietre roventi e la forma piatta era dovuta proprio al fatto di poterla cuocere senza dover infornare. Tento starý typ chleba, či chlebových placek, se vyráběl tak, že se pekl na rozžhavených kamenech. Stejně tak tady se pečou vlastně na rozpálených kamenech nebo na rozpáleném plechu, tak dříve se plekl na rozžhavených kamenech a získal tím vlastně takovou placatou formu, nebyl vysoký a byl nízký, tenký a kulatý. Dicevamo che in Grecia facevano la pita, c'era il pane arabo che era simile alla pita o simile alla piadina, quindi in tutto il mondo, non so, in Repubblica Ceca forse sì, comunque si produceva questo tipo di pane. Je třeba nezapomenout na to, že existuje taky arabský chléb, takže ať už v Řecku, nebo v arabsky mluvících oblastech, nebo v Itálii, nevím, jak je to v Česku, existují podobné typy chléba nebo placek. Allora, si pensa, alcuni ritengono che il nome piadina derivasse dall'antico greco pita, che poi gli antichi romani la trasformarono in pida. Pida, pida. Ok, quindi pita in Grecia, gli antichi romani pida,
poi è rimasta questa tradizione nell'Emilia Romagna e l'hanno trasformato in piada e poi piadina, da qui il nome della piada. Teď k úvodu označení nebo názvu těchto placek. Původní řecký chleba nebo placky se nazývaly pita. Odtud to převzali vlastně obyvatelé starověkého Říma a vytvořili z toho slovo pída. A odtud se vytvořilo slovo piada, jak vidíte taky na nápisu stánku, a posléze piadina. Questo all'epoca era il pane dei ricchi, perché aveva un problema, non essendo lievitato, non avendo degli ingredienti ottimi come la nostra farina che abbiamo oggi, una volta cotto bisognava consumarlo immediatamente, bastavano poche ore perché diventasse duro e quindi diventava una cosa immangiabile. Vzhledem k tomu, že původně se placky vyráběly bez kvasnic, měli jednu takovou nevýhodu, a sice, že bylo potřeba je brzy po vyrobení skonzumovat, jinak by stvrdli. Quindi è sempre stato consumato come pane fino alla in Romagna addirittura fino al dopoguerra, quindi è usato come pane. Nel resto del mondo, nella storia, diciamo che nel Medioevo e nel Rinascimento ancora si utilizzava come pane. Dopo il Rinascimento, avendo già ovviamente raffinato la lavorazione del pane, la piadina non era più il pane dei ricchi, ma diventò il pane dei poveri, proprio perché era semplice da produrre. Piadina se vlastně používala jako chleba až do období poválečných let. Důležité je rozdělení období do renesance, kdy byla piadina chlebem bohatých nebo plackami bohatých. Potom se její výroba trošku diferencovala, mouka byla jemnější a objevily se nové postupy, takže potom se stala chlebem chudých naopak. In Italia questa tradizione di questo pane è rimasto solo nella zona dell'Emilia Romagna, quindi tutta la zona che va da Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, Riccione, San Marino, quindi la parte a sud di Venezia e la parte del mare. V oblasti kraje Emilia Romagna, to znamená kolem měst Rimini, Riccione a tak dále, se piadina uchovala dodnes jako tradiční jídlo přímořských oblastí. Se volete vi consiglio di andare in vacanza in queste zone perché sono molto belle, soprattutto per i giovani. Jestli chcete, jestli máte zájem, velmi vám doporučuji strávit prázdniny v těchto oblastech, je tam velice krásné. Dicevamo che è rimasta come tradizione fino al dopoguerra. Dopo la guerra iniziarono le signore a produrre questa piadina lungo le strade che portavano al mare, perché cominciava il turismo di massa. Quindi queste signore si mettevano proprio con un banchetto come questo, lungo le strade, producevano questo pane e lo riempivano con qualsiasi cosa, dalle verdure ai formaggi, come facciamo oggi noi. Rozmach a trochu změna nastala v poválečném období, kdy italské ženy se chopily příležitostí, kdy se začal rozvíjet turistický ruch a začaly si stavět stánky v oblasti přímořských letovisek. Vypadalo to podobně jako zde, byl to prostě stolek nebo lavička, a tam vyráběli piadínu, nabízeli ji turistům a plnili ji podobně jako my různými přísadami od prošuta až po sýr. Questi banchetti rudimentali che una volta utilizzavano le signore in Romagna si sono trasformati in chioschi, in veri e propri chioschi o furgoni attrezzati come il mio, dove all'interno di questi chioschi producono la piadina per tutti quelli che passano. Adesso la piadina non si mangia più solo come sfizio, ma proprio per riempirsi. Una piadina mediamente pesa intorno ai 150 grammi. Dnes nahradili tyto stolky a lavičky stánky, tedy kiosky. Takže dosud můžeme v těchto oblastech setkat s piadínou prodávanou ve stáncích. Mm.
In pratica una piadina pesando 150 grammi più il ripieno che sono altri 70-80 grammi diventa un pasto completo anche come calorie. Piadina, která sama o sobě váží asi 150 gramů, když k ní připočteme vlastně tu náplň, což je dalších 70-80 gramů, tak dnes představuje v podstatě kompletní jako jídelní jednotku, která zajistí taky patřičný kalorický příjem. Intanto lui ha finito l'impasto. Una volta finito l'impasto si dividono in palline come questa. Per la piadina cesenatico sono 120 grammi, per la piadina cesenatico sono 160 grammi, per la piadina Rimini 120 grammi, perché deve essere più sottile. Jakmile se udělá těsto zhruba v takové podobě, rozdělí se do jednotlivých kuliček. Na začátku bylo řečeno, že se rozlišují dva hlavní typy piadiny, a sice z oblasti cesenatico a z oblasti Rimini. Čím víc postupujeme na jih v oblasti Emilia Romagna, tak tím je piadina tenčí. Takže v oblasti Rimini váží jednotlivá ta kulička, z které se vyrobí placka, 120 gramů, zatímco v Cesenatico 160 gramů. Mentre la piadina di Cesenatico, comunque del nord della Romagna, viene, come vedete, grossa e farcita, tagliata a metà in questo modo. V městech Cesenatico, Ravenna, Forlì a tak dál se piadina upravuje tak, že se vlastně naplní a překrojí na půl, jak vidíte tady. La piadina di Rimini può essere utilizzata sia in questo modo, quindi la piadina del sud della Romagna, sia facendo dei rotoli, no? Tipo il wrap, non diciamo di quale direi una bestemmia, non voglio, perché rispetto alla piadina è tutta un'altra cosa ovviamente. Takže v oblastech na severu se piadina naplní a rozkrojí na polovinu a přeloží, ale na jihu vlastně kolem Rimini se piadina nechá v celku, může se tedy taky rozkrojit, ale další možnost je, že se vlastně zavine, zamotá. Direi che abbiamo detto tutto, adesso la piadina si sta sviluppando come la pizza in tutto il mondo, sono state aperte piadinerie in Germania, in Svizzera, in Olanda, addirittura in Australia e negli Stati Uniti, sta andando fortissimo. Stejně jako jiné produkty se piadina ve světě dnes rozšiřuje. Piadinu už najdeme ve Švýcarsku, v Holandsku a tak dále. Torno un attimo a far vedere quello che sta facendo lui, che è sbagliatissimo. Perché lui è un pizzaiolo. Allora, la piadina è sufficiente stenderla con un semplice mattarello. Non c'è bisogno di tirarla come ha fatto lui, perché altrimenti nessuno la farebbe. Teď jste viděli to, jak se to dělat nemá, nebo spíš nemusí, protože pan kolega je pizzař. Takže viděli jste tu mistrnou práci rukou, jak to obracel rukou, tak jak se to dělá u pizzy. Ale u piadiny opravdu stačí vyválet jí válečkem. Il diametro di una piadina, quella del nord della Romagna, è all'incirca 25 cm, grosso modo. Questa è già una piadina del sud della Romagna perché è molto più sottile ed è più grande, quindi va intorno ai 30 cm di diametro. Tady tato piadina je z té severnější oblasti, měří v průměru zhruba 25 cm a je trošku tlustší, jako silnější. Zatímco ta, kterou máme vyválenou, je z oblastí spíš na jih, je tenší a v průměru mívá až 30 cm. A questo punto basta una semplice padella rovente, già scaldata, molto calda, senza olio, senza niente. Si prende la piadina, la si mette in questa padella scaldata, finché non si ottiene, ovviamente si gira ogni tanto, finché non si ottiene questo colore ambrato. V tomto okamžiku postačí piadinu položit na rozpálenou plotínku. Na dobře rozpálenou plotínku a podle potřeby ji obracet, tak aby získala
mírně na zlatou barvu, jak vidíme na stolku. Quindi per quanto riguarda la ricetta e la preparazione della piadina, abbiamo finito, tu sei libero. Un'ultima cosa da aggiungere, che finalmente la comunità europea ha riconosciuto alla piadina romagnola il marchio IGP, Indicazione Geografica Protetta, che vuol dire che solo ed esclusivamente le piadine prodotte in quella zona della Romagna, da Bologna andando verso il mare, abbracciando tutta la costa del mare, possono essere chiamate piadine romagnole, perché c'è una filiera dove si produce un determinato tipo di farina, un determinato tipo di acqua, un determinato tipo di sale, sono tutte cose che devono essere romagnole. Io la chiamo piadina romagnola, da domani non posso più chiamarla piadina romagnola, anche se è originale, però essendo prodotta in Repubblica Ceca rimane solo una semplice piadina. Tak ještě poslední věc, kterou je třeba dodat. Evropská unie uznala piadinu za hodnou známky IGT, to znamená, dostala ochrannou známku geografického původu. Týká se to pouze piadín, které byly vyrobeny v oblasti Emilia Romagna, čili od Bologní, celý ten pás směrem na jih. A tuto piadínu, kterou jsem vyrobil tady, nemohu nazývat přímo piadina Romagnola, ale pouze piadina, protože nebyla vyrobena přímo tam. Piadiny vyrobené v oblasti Emilia Romagna v té typické oblasti totiž obsahují přesný typ mouky, přesný typ soli a další typické přísady. Anche se la mia piadina è prodotta con farina romagnola. Apposta, cioè fatta, è una farina fatta apposta per produrre la piadina. I když tady mohu říkat pouze piadina, tak je vyrobená z té mouky z oblasti Emilia Romagna, takže jste opravdu typické. Un'ultima cosa, poi chiudiamo, perché non voglio annoiare i presenti. Se vogliono provare a fare la piadina a casa, questo è un tipo di farina. La farina per dolci è migliore di quella per pizza che non per pane. Questo per quanto riguarda la piadina. Pokud si budete chtít vyrobit piadinu doma, tak jednoznačně doporučujeme mouku, která je vhodná na výrobu moučníků, čili hladkou mouku a nikoli mouku na výrobu pizzy nebo mouku chlebovou. Io vi ringrazio per l'attenzione e se volete assaggiare un pezzettino di piadina, adesso vado sul mio furgone e la produco per voi. Ve ne faccio assaggiare un pezzettino giusto per capire che cos'è la piadina. Grazie. Děkuji vám všem za pozornost a pokud chcete ochutnat, tak teď se přesunu do mého stánku, kde budu pokračovat ve výrobě, takže klidně můžete přijít ochutnat. Děkuji. Un ultimo ringraziamento al nostro amico pizzaiolo che si è esercitato anche nella